abbiamo in questa settimana fatto due serate bellissime, sia con il progetto Martadero, sia con il progetto Bridge, che ha coinvolto anche l'America del Nord quest'anno. E adesso facciamo questa, dedichiamo questo pomeriggio alle premiazioni e vorrei sottolineare in particolar modo le premiazioni dei giovani delle accademie, e questo stava molto molto a cuore al nostro maestro Viviani, che in tutti i modi cercava di promuovere i giovani e l'arte dei giovani. Ecco, lui nella sua vita, oltre ad un insegnamento continuo appunto alle giovani generazioni, maieutico quasi, voleva tirar fuori dai giovani l'artista che era in loro, ha dedicato anche moltissimi concorsi ai giovani, proprio per dare un'opportunità, proprio per dare uno spazio a loro che di solito non hanno, perché si parla tanto di dare opportunità ai giovani, in realtà sono pochissime le volte che si concede a loro delle opportunità. E quindi direi che chiudiamo in bellezza premiando questi giovani, premiando le accademie, e ringrazio ancora una volta Gioconda Segantini, che tutte le volte che è invitata aderisce al nostro invito e viene a Nova Milanese. È anche questo un gemellaggio ideale con un grande maestro che ha lasciato una traccia molto importante anche nella nostra comunità. Grazie.